tutta una mafia. Ancora. Ducci non era piccoletto? No. È sempre stato lui, sì, no? Sì. È vera... Vamo Luca! Siamo sullo 0-0. Michele Zarola prova a mettere fuori, pallone intercettato. Si riparte, poi la Monaca. Continua a batti e ribatti, gli sottraggono il pallone, arriva Zoccoli, prova a puntare tre avversari, Zoccoli, Perrone lo ostruisce, gliela toglie, ciao. Qui l'azione insistita di La Monaca che guadagna rimessa in zona d'attacco, un inizio imballato per questo 82esimo birra Renetti. Zarola indeciso, serve Capitanciava, lo contiene Comanducci. Colpo di tacco, Zarola al destro, deviato, una buona idea. Perrone male per Zarola. Parte il destro di Comanducci alto. La Monaca ancora una volta in progressione centrale, attenzione alla Monaca destro, ribattuto. Ha già fatto male anche in campionato così, mentre usciva da portiere, adesso il colpo di tacco per Ciava. Mancinaccio ribattuto. Una chance per Zoccoli, alta, o meglio fuori. Uno spezzone. Zoccoli, arriva Capitanciava a sbrogliare. Zoccoli libero, fuori controlla Di Natale, che è fresco della conquista del titolo di miglior portiere della 70 League 19-20. Settimana sarà, prossima sarà premiato insieme agli altri titoli personali, quella che è stata la 19esima edizione della 70 League. Intanto lì c'è la Monaca che è dolorante, vedremo se riesce ad arrivare almeno all'intervallo, poi si capirà. Adesso Perrone, deviazione che aiuta Di Natale. Poi Ciava, un velo eccessivo, poi sbaglia anche l'altro giocatore, Comanducci. Ciava per Perrone, per nessuno, tumulo. Comanducci in avanti, ancora una volta palla al portiere ed è Di Natale. Zarola, piuttosto male. Le sta andando Zoccoli, non glielo permette alla fine Ciava. Zoccoli adesso per Pazzaglia che appoggia sul destro, è pronto sul tiro di Innocenzi Di Natale. Zarola in qualche modo per Perrone che poi cerca un tacco, l'azione prosegue, poi Zarola impazzisce. Zoccoli dentro il pallone da Innocenzi a Pazzaglia, ancora per Zoccoli. Tiene la difesa della mista, che però poi butta ancora palla con Zarola che sta per uscire per la Monaca. Tanto Zarola ha ripreso un pallone strano, viene fermato molto bene da Tumulo, arriva Dattoli. Ci pensa un po', forse un po' troppo, la palla ancora dei rossi, poi Zarola la dà nel vuoto e allora Zoccoli può ripartire dall'altra parte. 3 contro 3, Ciavarella ancora nell'ennesimo duello fra capitani, poi Perrone resiste a una busta ma non alla marcatura avversaria. Poi si tramuta in una nuova azione degli azzurri, alta. Seguiamo la Monaca appena entrato, ricomincio. E allora Ciavarella fuori, bravo il portiere. Il salti da Zarola che è venuto qui sotto, importunaci. Tanto Comanducci, buona palla per Zoccoli, Ciava il tempo di arrivare, di sporcare un pallone che è ancora lì per un'azione infinita, l'ennesima azione infinita. Questo video si sta allungando ma proprio perché le azioni una volta che inizi a riprenderle devi star lì 25-30 secondi, se no alla fine non la vedi. Colpo di testa in anticipo, colpo di mano in anticipo, ce ne eravamo accorti, molto bene. La Monaca, la palla è quasi illuminante per Perrone, esce ancora bene Tumulo. E allora Perrone per Dattoli, Dattoli per Perrone, Perrone addosso al difensore. Grande responsabilità per Giovanni Dattoli, adesso ultimo uomo. Trova la Monaca, avanza l'azione mistagliola, la Monaca azzarda moltissimo, poi non trova Perrone, butta in... Guadagna corner perché c'è deviazione del portiere. Perrone dentro, Dattoli fuori di nulla. Attenzione alla Monaca che riesce a rientrare, ad appoggiare, troppo lungo per Ciava che la prende lo stesso, Ciava in mezzo, deviata corner. Ciava dentro, grande chiusura degli azzurri. Qui Ciava ha mancato una buona palla di la Monaca. Zoccoli ha ceduto bene e ha ricevuto indietro il pallone, ora al limite di punta trova il palo e addirittura il contropiede della mista, la Monaca punta l'avversario, trova Perrone che la gestisce, calcia come a calciotto, palla fuori.
Seguiamo l'ennesima iniziativa di Zoccoli, poi c'è il destro da parte di Innocenzi, la palla finisce deviata fuori, da Pueto, scusate, speriamo di non averlo già chiamato con altro nome finora, temo di sì perché non l'ho mai nominato. Zoccoli, la botta e la ribattuta. Zoccoli ancora, Giovanni Dattoli stavolta. Poi l'appoggio per Pazzaglia che allobo, va a cercare un gran colpo di testa, troppo debole. Parte di Comanducci, poi impazzisce anche Di Natale, prova il tiro. Non una pessima idea, troppo debole. Dicevamo non una pessima idea perché Tumolo era appena fuori dai pali, intanto sinistro, deviato e ancora Ciava per gli ultimi scampoli del primo tempo. Ancora su questo strano 0-0. Zarola si lamenta di non essere servito, Ciava gliela lancia davvero, lo becca, Zarola la sponda, è troppo corta, peccato per Dattoli. Quasi agibile, ci prova Dattoli, ma è bravo Tumolo. L'azione prosegue su Zoccoli che è chiuso da Perrone e l'arbitro che chiude al primo tempo. 0-0 in questo 82esimo birra Remetti tra Azzurri e Compagine Mista. Compagine Mista potrebbe anche prendere il nome di Fenerbahce più tardi, non abbiamo capito, poi chiariremo. La seconda frazione di gara 1 di questo 82esimo birra Remetti. Palla dentro sul corner, Ciava recupera la prima occasione, poi Zarola in una specie di harakiri, Zoccoli dalla libera. Dattoli. Zarola, Dattoli fuori ancora di nulla. Botta e Di Natale a fatica su Comanducci. Ciavarella ricevuto da Dattoli, trova la parata di Tumolo ma poi anche il gol del pareggio col sinistro. Un capitano sblocca da una parte, Zoccoli, e poi pareggio da parte di Ciavarella. L'arbitro qui ha visto nel periodo non collegato un fallo. Innocenzi era partito senza il fischio. L'arbitro l'ha avvisato in tempo. Si sarebbe dovuto comunque ripetere. Parte Innocenzi con il destro ed è un grande gol per il vantaggio degli azzurri, 2-1. Di Natale, pallone ambizioso, non recuperato da alcun compagno, poi c'è Zarola però, che con l'esterno trova Dattoli, che mantiene il possesso. Ciavarella se n'è andato, ci spiace perché aveva fatto anche un tunnel, non siamo riusciti a riprenderlo, nato da un contrasto ma pur sempre un tunnel. Perrone deve ricominciare dalle retrovie, le retrovie rischiano di concedere fallo laterale. Entrato la Monaca, palla avversaria, Zoccoli col destro largo. Perrone in mezzo, la Monaca, forse un tocco, nulla, dice l'arbitro, ora si va avanti con Zoccoli solo davanti a Di Natale. Riesce a superarlo in un contrasto, è ancora lì, Di Natale resiste, la mette fuori. L'arbitro si ferma, c'è la Monaca giù. La Monaca prova a involarsi, ma gli avversari a circondarlo sono tre. La palla è ancora sua, l'appoggio nel nulla. Ciava pensa a un lancio, chiuso benissimo da Comanducci, nasce un contrasto, Ciavarella resiste, ma la palla è ancora azzurra. Passato un pallone pericoloso dritto a Di Natale che poi prova a imbeccare la Monaca, il cui tocco per un pelo non inganna Tumolo che poi rischia a sua volta. Innocenzi vuole la riscossa, gli azzurri vogliono il 3-1, Ciava tiene botta, Zoccoli per la propria di botta, Perrone fuori. Conta l'arbitro mentre la battuta è sul secondo, c'è Perrone a fare buona guardia e a prendere la busta e destro fuori. Qui un errore in fase d'assalto, lascia Di Natale solo, riesce a fermare in qualche modo Innocenzi, c'è un piccolo contrasto. Ciavarella pronto a liberare il sinistro ed eccolo qui, il mancinaccio dell'ambidestro Ciavarella, pareggio del capitano, 2-2 doppietta.
ha rubato palla in attacco, parte il suo diagonale, salvataggio all'ultimo, gli azzurri stanno rischiando. Monaca trova un po' di spazio, glielo riocludono e poi Zoccoli è bravissimo a saltare un secondo avversario, non c'è però la possibilità di farlo anche su Ciava, che tiene botta all'arrivo anche di Pazzaglia. È un tutti contro tutti, la Monaca fuori per Perrone, sta uscendo Tumulo e ferma tutto Comanducci, che poi guida iniziativa dalla parte opposta, calcia fuori. Zoccoli in possesso di palla, il pallone fuori per Pazzaglia, nessuno. Pazzaglia col sinistro, fuori di poco però. Comanducci valica la mediana, affronta Ciavarella che lo respinge, poi la Monaca cerca di convertirlo in una ripartenza personale, esce bene in tempo, anche se generando una reazione a catena, Tumulo. Comanducci, ancora un minuto per cercare il pareggio per gli azzurri, tiro ribattuto due volte, Zoccoli col destro, Perrone decisivo in corner. Pronto Pazzaglia, Zoccoli, deviazione di Ciava. Pronto Pazzaglia fuori, la botta di Comanducci, la Monaca. Comanducci, il pallone è messo fuori. E poi Ciavarella se ne rimpossessa, avanza Ciava di sinistro fuori. Alleggerisce. La mista riesce a creare spazio, Perrone a mancare la porta di 3 metri. Ciavarella è riuscito a lanciare Perrone che ha la marcatura, poi cerca un colpo di tacco proibitivo col risultato che il sombrero lo prende lui ed esce Comanducci per l'ultima azione o quasi. Lanza Pazzaglia sinistro deviato da Attoli in direzione di Natale. Negli ultimi secondi D'Attoli un lancio siderale, Tumulo di testa rischia corner. Perrone indietro addirittura per la Monaca, finisce qui, la mista vince 3-2 gara 1 e va a riposo.